Dalle notizie che il sole, il giorno 8 luglio, illumina gran parte delle terre emerse, lo scorso anno ho pubblicato il video 8 luglio 2022, giorno impossibile sul globo, che trovate su Indice Alfabetico sotto questa voce, e l'altro giorno 8 luglio 2023, distruzione della terra globo. Ci sono diversi video, tipo solstizio d'estate 2018 dedicato al troll Shedir, dove viene evidenziato che il Sole, usando semplicemente gli strumenti grafici a disposizione, non può assolutamente illuminare un globo come mostrato dalle mappe piatte Mercatore, indicate ad esempio da Time and Date. Oggi andiamo a fare una prova materiale con questo modello del globo e vediamo cosa succede sistemando il Sole là in fondo. Andiamo a posizionare l'inclinazione corretta secondo i dati imposti dalla teoria eliocentrica, dove il globo è inclinato di 19 gradi il giorno 8 di luglio. Quindi ecco il sole come illumina il globo inclinato di 19 gradi. E adesso facciamo collimare la California come indicato in uno dei punti della mappa piana e poi andiamo a marcare la linea terminatore sul lato opposto, facendo attenzione a non far girare il globo. Quindi andiamo ad accendere la luce e vediamo un po'. Qui vediamo la marcatura in rosso di dove finiva l'illuminazione e tutta questa massa di terra, secondo le loro informazioni del cavolo, avrebbe dovuto essere illuminata. Tutta questa massa avrebbe dovuto essere illuminata, ma non può essere assolutamente. Qui vediamo la Nuova Zelanda e l'Australia, che ovviamente sono al buio. Tutta questa massa di terra fra le due linee rosse avrebbe dovuto essere illuminata, ma non può assolutamente funzionare su un globo come indicano tipo parte della Russia, dell'Asia, la Mongolia, metà India, la Thailandia, le Filippine e molte altre parti là in fondo. Qui vediamo la mappa Gleason della terra piana dove alle ore 13 italiane del giorno 8 luglio il sole è perpendicolare, sempre secondo il loro gioco, e corrisponde a questo meridiano. Quindi andiamo a sistemare il sole alle ore 11 UTC dell'orario tempo universale corrispondente alle 13 italiane. Facciamo collimare il punto d'ombra della California e come vedete funziona perfettamente come ci mostrano sulla loro mappa, ma non sul globo. Tutto viene illuminato perfettamente come riportato dalle loro notizie, dove Australia e Nuova Zelanda rimangono al buio. Questo è esattamente come succede, ma solo sul regno piano che ci ospita. Non c'è nessun altro modo per spiegare questo.